Buongiorno da Ducato TV. Questi i temi che affronteremo nel nostro magazine. Al Teatro Sanzio sono intervenuti per parlare di Europa due ex presidenti del Consiglio, Mario Monti ed Enrico Letta. Li abbiamo intervistati. Urbino ricorda 500 anni dalla sua morte Leonardo da Vinci con una mostra a Palazzo Ducale. Parleremo anche di Giappone e del nuovo imperatore. Un profeta, dice il maestro Yugi Yairo dell'Università Okido Miko Yoga di Valle Foglia, ma c'è anche dell'altro. Parleremo poi dell'arrivo urbino di una reliquia di Santa Rita, che verrà conservata nel monastero agostiniano di Santa Caterina. E ancora il Festival dell'Acquerello, a Urbino artisti professionisti e dilettanti dai paesi di tutto il mondo. Infine Avengers Endgame, il film sui supereroi di Stan Lee, ha riscosso successo in tutto il mondo. Siamo andati a vedere com'è andata nei cinema di Urbino. A poco più di 3 settimane dalle elezioni europee del prossimo 26 maggio, Enrico Letta e Mario Monti hanno parlato della metamorfosi della democrazia e del futuro del nostro paese. I partiti cosiddetti sovranisti potranno ottenere la maggioranza in Italia, ma in Europa le cose andranno diversamente. Ne sono convinti due ex presidenti del Consiglio, che hanno partecipato nei giorni scorsi al Teatro Sanzio di Urbino alla tavola rotonda Una società che si ripensa, politica, economia, cittadinanza, in occasione del 68° congresso della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Sul palco anche Franco Vaccari, fondatore e presidente di un'associazione che offre supporto alle popolazioni colpite da guerre e conflitti interni. A moderare il dibattito la direttrice del TG3 Giuseppina Paterniti. L'ondata sovranista sembra essersi fermata, visti i recenti risultati elettorali in Spagna e Slovacchia? Io credo che il Parlamento europeo che uscirà da queste elezioni sarà un Parlamento a solida maggioranza pro-europea. Tutti i sondaggi dicono che a livello europeo ci sarà un 70% di voti pro-europei dentro il Parlamento europeo, quindi la riflessione da fare in Italia è soprattutto quella su dove vogliamo che sia l'Italia. Noi dobbiamo trovare modo di consolidare il nostro aggancio all'Europa dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. E siamo un paese abbastanza grande, abbastanza forte in Europa da poter dire la nostra, con probabilità che di questo si tenga conto nelle decisioni complessive dell'Unione, ma è ovvio che se l'Italia da sola, quasi volontariamente, si mette in un angolo perché litiga un giorno sì e un giorno no con qualche altro grande e importante paese europeo, è come dire che scegliamo noi di avere poca influenza in Europa e di isolarci. Nel 1502 Leonardo da Vinci venne a Urbino al seguito di Cesare Borgia. Qui rimase per 40 giorni svolgendo lavori di ristrutturazione degli edifici. Sperimentazioni matematiche e scientifiche dal Rinascimento fino ai giorni nostri. Un'esposizione in mostra a Palazzo Ducale che ci fa conoscere un aspetto di Urbino non solo artistico, ma anche matematico e scientifico. A essere esposte sono le riproduzioni di opere di Leonardo, come l'uomo vitruviano di Andrea Neri, la gru a torre, l'archipenzolo, la bombarda, la sega idraulica azionata dalla forza dell'acqua con lo stesso meccanismo dei mulini e la briccola, riprodotte dallo storico Pietro Barzotti. Questa è una briccola, sì. È una catapulta in definitiva, però con un sistema molto ingegnoso per poter direzionare il proiettile. Quindi è posizionata la parte alta su un palo centrale con un perno. In questo modo si può orizzontare 360 gradi. Questo invece è il mazzocchio, che è uno strumento che appare anche nello studiolo di Federico da Montefeltro. Esatto, nasce come copricapo ma viene utilizzato nel 400 come esercizio di prospettiva. L'idea di questa mostra è valorizzare il Leonardo quando viene a Urbino nel 1502 al seguito di Cesare Borgia. E viene assunto come architetto e ingegnere militare per prendere le planimetrie delle fortificazioni che il Borgia andava via via conquistando. Urbino lascia molti disegni, quindi prende non solo le planimetrie delle mura di Urbino, ma fa anche dei particolari di Palazzo Ducale. Ricerca degli elementi architettonici e li disegna. Perché? Perché sono unici. Quindi Urbino in questo periodo, nel 400, nella seconda metà del 400, è realmente la capitale del Rinascimento. Ma non mancano esperimenti di Francesco Di Giorgio Martini, realizzati per il duca Federico da Montefeltro come il fregio dell'arte e della guerra. Esperienze scientifiche che raccontano gli studi realizzati dal XVII secolo fino ai giorni nostri.
Giappone in festa per la nomina del nuovo imperatore, un evento vissuto con gioia ed emozione anche fuori dal paese. Siamo andati a Valle Foglia, nel centro culturale giapponese. L'imperatore del Giappone, dove l'immagine è un po' diversa da come tipo re o regina del tipo inglese, no? Più che potere come profeta, come rappresentante di popolo per pregare dei. Un profeta, un simbolo per la maggior parte dei giapponesi, dice Yugi Yairo. Ma molto rispetto, perché anche imperatori e imperatrici del loro impegno, confronto, popolo molto rispettoso, che manifesta con cuore. Yugi Yairo è il fondatore della libera università Okido Mikkyo Yoga, un centro culturale immerso nelle colline tra Pesaro e Urbino, dove si insegnano discipline della tradizione giapponese, dallo shiatsu, pratica manuale manipolatoria che stimola un processo di autoguarigione, all'arte del taiko, una percussione tradizionale giapponese, fino ad arrivare alla meditazione yoga. Lo scopo principale di tutta la ricerca è scoprire se stessi. Ma non solo, quindi sviluppare, crescere vuol dire tirare fuori il proprio talento e tutte le proprie potenzialità e per poi evolvere, quindi dare un senso alla nostra vita, a quello che facciamo qui in questo mondo. La comunità cristiana di Urbino ha ricevuto in dono dalle monache di Cascia un frammento di costola di Santa Rita che resterà nel monastero di Santa Caterina. Santa Rita gode da secoli di una grande venerazione e si è consolidata la certezza di fede, una certezza di fede che Santa Rita risponde alle domande e molti si rivolgono a lei con grande preghiera e lacrime anche per ottenere grazie in casi detti impossibili. Urbino in festa per l'arrivo della reliquia di Santa Rita. È stata portata personalmente dall'abbadessa del monastero di Cascia, vicino a Perugia, per farne dono alle consorelle Urbinati e alla città. Sarà portato nel monastero di Santa Caterina, dove sarà possibile vederlo fino al 22 maggio, giorno appunto di Santa Rita. In Santa Rita ci si può rispecchiare chiunque, dal giovane alla donna, alla persona sposata, perché lei anche lei è stata sposata, un genitore che ha problemi con i figli o i figli che hanno problemi con i genitori. È una donna di pace perché ha riconciliato la famiglia degli uccisori con quella della famiglia del marito. Quindi è stata una donna intrepida e coraggiosa perché era forte dell'amore del Signore. Il Festival internazionale Urbino in Acquarello compie 4 anni. L'obiettivo è favorire l'incontro di culture diverse in uno scambio di opinioni e idee che promuova la crescita artistica. Argentini, serbi, iracheni, giapponesi, pittori professionisti e dilettanti di tutto il mondo hanno riempito le piazze e le vie di Urbino con cavalletti, pennelli, acqua e colori. Dal 1 al 5 maggio, per la 4ª edizione di Urbino in Acquerello, la città è stata luogo di scambio culturale e artistico come ai tempi del Rinascimento. Il festival, organizzato da Soa Khalil, proponeva un susseguirsi di laboratori, incontri, performance e spettacoli in una dimensione internazionale. Quindi è nata l'idea proprio da portare prima la mia cultura egiziana araba, poi mano a mano siamo cresciuti con altre culture del mondo. Quest'anno abbiamo 44 paesi, quasi 700 opere. L'acquerello è una tecnica che spesso è stata sottovalutata dalla storia dell'arte, perché l'acqua, ingrediente essenziale, non si ferma sulla carta, ma scivola ed è difficile da correggere. La sua autonomia, considerata da molti un difetto, rende però indispensabile una qualità, la rapidità di decisione. L'estro artistico non viene limitato, ma velocizzato ed esaltato nella visione immediata della forma. Inaugurate per l'occasione 2 mostre di acquerelli negli spazi della data, una con le opere degli studenti e l'altra, intitolata da Soa, La forza e il coraggio. La mia opera è questa. È un momento difficile
che noi stiamo vivendo ed è un momento difficile per i giovani. E ho rappresentato questo incendio, però ho dato una forza positiva perché il titolo è Forza e coraggio per ricominciare. Colpi di scena, battaglie e qualche spoiler. Al Cinema Ducale di Urbino è in programmazione Avengers Endgame, che conclude il ciclo Marvel sui supereroi più amati dal pubblico. A qualunque costo. È l'ultimo capitolo della saga. Avengers Endgame fa esplodere il botteghino di tutto il mondo. Supera Titanic conquistando la seconda posizione nella classifica dei film più visti di tutti i tempi. Insegue Avatar che detiene ancora il primato dal 2009. Avengers Endgame, uscito in Italia lo scorso 24 aprile, è la più alta apertura di sempre nel primo weekend a livello globale ed è il film che ha raggiunto più velocemente 1 miliardo di incasso. Alte le aspettative del pubblico per la pellicola che chiude 11 anni di successi targati Marvel, con le storie e i personaggi nati dai fumetti di Stan Lee. L'episodio precedente è finito in un modo un po' tragico, diciamo, quindi mi aspetto che ci sia una svolta affinché si risistemino un po' tutte quante le cose. Abbiamo il dovere, nei confronti del mondo, di provarci. Dopo 3 ore di film, gli spettatori escono dalla sala fra lacrime e amarezza. Pensavo un finale un po' più acceso, più animato, ma tutto sommato è stato un gran bel film. Non pensavo di potermi emozionare per uno finale di Avengers, ma forse condizionata dai miei figli mi sono emozionata molto. Bello. Il nostro magazine si chiude qui. Continuate a seguirci sul nostro sito ducato.it. Alla prossima!